generale Bonaparte. Ah, tornate più tardi, Madame Tallien è occupata. È il giorno in cui fa salotto. È come la moda. Oggigiorno cambia tanto facilmente quanto gli uomini politici. Mi sono appena rovinata per una parrucca dorata e già mi dicono che non corrisponde ai gusti del giorno e che dovrò sacrificare di nuovo 25 Luigi per acquistarne una violetta. Meglio cambiare testa che perderla. So quello che dico. C'è un certo generale Buonaporta o Buonaparte o qualcosa del genere che chiede di essere ricevuto da voi. Buonaparte? Ma sì, fatelo entrare. Un generale? Quale generale? Un generale senza affettazione, ridotto a metà della paga, come dire che muore di fame. Insomma, non è il suo stomaco che lo preoccupa. Ma il sedere. Beh, sì, pensate che i suoi calzoni sono pieni di buchi. E dato che la stoffa per la confezione di un paio di calzoni da uniforme è riservata solo agli ufficiali in servizio. Ma venite, generale. Venite che vi presento. Madame Récamier. Madame. Strano animale. Con uno sguardo d'aquila. Madame de Staël. Madame de Beauharnais. E Madame de Coigny. Sono io la giovane prigioniera, generale. Il famoso poema... La giovane prigioniera di Chenier. Il generale ha senza dubbio avuto troppo da fare durante la rivoluzione per interessarsi alla poesia. Io so che cos'è la vita militare. Sono vedova di un ufficiale. Alexandre de Beauharnais, generale dell'armata del Reno, accusato della resa della città di Mayence e ghigliottinato. Sì. Sono stata a un passo dal seguirlo sul patibolo. È vero, mia cara Rose, che vi siete tagliata da sola i vostri bei boccoli? Per paura che il boia li massacrasse? Non fatemi passare per una donna futile agli occhi del generale. Voler essere bella per affrontare la morte non è futile. Né per affrontare la vita, specie quando si resta sola con due bambini. Generale, per voi ho delle buone notizie. Sono riuscita a procurarmi della stoffa, abbastanza per farvi fare non uno, ma due paia di calzoni. Due volte grazie. E anche a queste dame. Generale, una tazza di cioccolata? Calda. È una pura delizia. Ne bevevamo una grande quantità alle Antille. Alle Antille? Sì, è lì che sono nata. Mio padre possedeva una piantagione di canna da zucchero con 200 schiavi. Un intero regno dedito allo zucchero e al sole. Immaginatevi. La mia vasca da bagno era un fiume in mezzo agli ibisco e alle orchidee. Ci facevo il bagno tutta nuda. Anch'io, signora, vengo da un'isola. Ma dove le donne non fanno il bagno. Oppure lo fanno, ma vestite di nero. Grazie ancora. Generale! Generale! Generale, vi ho scandalizzato. Non avrei dovuto... Non sono state le vostre parole a turbarmi, ma ciò che mi hanno suscitato. Ma l'immagine di una ragazzina che gioca al sole dei Caraibi... Una ragazzina non proprio. No, io ho visto una donna. Era bella, era... Era nuda, eravate voi. Ora sono io ad essere turbata. Non dovevate correre il rischio di accompagnarmi. E che rischio ho corso? Di trovarvi sola con me. Non oserete comunque dirmi no, che... No, non qui, non adesso. Ma domani, quando vi rivedrò. Perché contate di rivedermi? Voi no. Sì. A che ora?